Niente, quando alla fine in una rosa non hai attacco, perché ragazzi è sotto l'occhio di tutti il fatto che questa squadra non ha attacco, non abbiamo attacco e quando non c'è la fase offensiva, perché è la peggiore del campionato secondo me, cos'è che si può fare in questi casi? Tentare di resistere fino a quel che si può, fino a quando si può, ma è normale che prima o poi alla fine il gol lo prendi sempre, lo prendi sempre ed è questo quello che è stato. Perché poi che peccato che anche quest'oggi, così come col Napoli, hai preso il gol all'ultimo e ovviamente forse nel finale non ne hai avuto perché figuriamoci, non abbiamo avuto occasioni nitide per 86 minuti e passa, figuriamoci se negli ultimi 5 minuti creavamo occasioni pericolose. Niente, bentornati sul mio canale Bologna-Lecce 1-0. Prima di cominciare a parlarmi, vi invito come sempre a lasciare tanti pollici in su, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto e fatemi sapere con un commento qui sotto la vostra su questa partita. Primo tempo in cui sicuramente il Bologna è partito meglio, ha subito imposto il suo gioco, fraseggi veloci, tanto possesso palla, Bologna che ha avuto due occasioni nitide. La prima, una conclusione di Freuler nell'area piccola che schiaccia troppo il pallone, va alto. In quel caso, praticamente ci stavamo facendo il gol noi da soli. E poi Freuler, per fortuna, tutto partito con Falcone, ha mandato alto. E un altro colpo di testa di Castro, parato bene da Falcone. Primo tempo in cui praticamente noi non abbiamo proprio tirato in porta. Sì, c'è stata la conclusione sbagliata da Kristovic, ma c'era un fallo in precedenza, così come il gol annullato da Rafià. Ma c'era sempre un fallo in precedenza, quindi occasioni su azioni vere e proprie regolari non ce ne sono state. Secondo tempo in cui, almeno all'inizio, i ritmi si sono abbassati molto, è stato un secondo tempo un po' più equilibrato, con il Lecce che purtroppo è allergico ai contropiedi, perché aveva avuto qualche situazione di superiorità numerica in cui potevamo fare male. Come al solito, invece di affondare la giocata, che facciamo? Torniamo dietro, torniamo dietro, torniamo dietro o buttiamo palla. Torniamo dietro o buttiamo palla. E la squadra si è chiusa perché alla fine si è puntato a pareggiare la partita e non ci sei riuscito perché, come ho detto prima, se non hai manovra offensiva, se non hai attacco, prima o poi il gol lo prendi. E lo hai preso l'86esimo con Orsolini. Azione dalla sinistra con Doje che crossa in mezzo, Gallo secondo me si perde l'uomo, Orsolini al centro dell'area piccola, completamente da solo, colpo di testa all'angolino, batte Falcone, 1-0 Bologna. E poi sul finale di gara non si è riuscito a pungere, non si è riuscito a pungere. Io spero veramente che di vedere in campo gente come Asa, gente come Marvinsky, gente come Burnett, servono giocatori offensivi e mi auguro anche a gennaio che si possano e acquisire nuovi rinforzi a gennaio, anche se a gennaio si sa, non è facile trovare buoni interpreti, soprattutto in attacco, ma questa squadra ha bisogno veramente di giocatori lì in quella zona di campo, perché è veramente un qualcosa di allucinante, vedere una squadra che non sa cosa fare negli ultimi metri. E fa male veramente. Anche peccato, un po' di concentrazione nel finale. Si portava a casa un 0-0, però purtroppo così non va bene. Così non va bene. Quindi speriamo davvero di poterci riprendere in casa contro l'Empoli che sta facendo un buon campionato. E speriamo veramente bene. Ma veramente, Festival dell'Horror offensivo. Veramente, il nostro Lecce è allucinante. Allucinante. Che dire, vi ringrazio di cuore per aver visto questo video, forza Lecce sempre e alla prossima con nuovi contenuti sulla nostra squadra del cuore. Buon weekend a tutti e ciao a tutti.